Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È il secondo di una serie che ho rilasciato oggi in contemporanea. Trovate lo stesso identico video anche per iPhone. Andiamo a vedere in questo caso specifico come lavoro, che tipo di settaggi, di impostazioni utilizzo sullo Xiaomi 13 Ultra, che è uno dei miei due smartphone fissi per le lavorazioni e sostanzialmente lo smartphone che ha sostituito la camera in tutte quelle occasioni in cui mi sarei portato un tempo una camera, una reflex o una mirrorless. Vi mostro solo i settaggi lato foto, semplicemente perché lato video non lo uso o comunque non l'ho utilizzato abbastanza per poter dare dei consigli specifici. Trovate comunque, per quanto riguarda la parte video di questo Xiaomi, un bel confronto con iPhone sul mio canale. Vi lascio qui, giù da qualche parte, insomma, il link, e direi di iniziare subito. In questo caso partiamo direttamente dall'interfaccia camera e non dalle impostazioni come su iPhone. Vi mostro per completezza la modalità automatica, ma in realtà io non la utilizzo mai. Questo telefono lo utilizzo solo ed esclusivamente in modalità Pro. Secondo me non ha molto senso utilizzarlo in modalità automatica e dopo vi spiego anche il perché. La cosa bella che lui ci propone è questa interfaccia rapida, con, diciamo, accessibile rapidamente, con moltissime opzioni, con moltissimi toggle. Andiamo comunque prima a vedere le impostazioni più complete. Suggerimenti smart direi che non ci riguardano. Scusate se è in inglese, ma io ho la versione cinese e non ho voglia di installare la ROM global. Auto Night Mode lo tengo sempre disattivato, come ormai sapete. Non adoro la modalità notte, indipendentemente dallo smartphone. Motion capture lo tengo disattivato. Notificazione dell'orientamento non ci riguarda. Auto aggiustamento della lente, quindi lui va da solo a capire se utilizzare la camera principale croppata o se fare il passaggio effettivamente ai teleobiettivi in base alle condizioni di luce. Ovviamente lo disattivo, secondo me non ha senso neanche negli scatti più rapidi. Qui abbiamo un hardware che è tendenzialmente quasi sempre, quasi tutto affidabile in tutte le situazioni, quindi in generale, poi soprattutto per come lo utilizzo io, è una roba che tengo assolutamente disattivata. Il formato HEIF ormai secondo me è un po' uno standard a cui ci si deve abituare e lo utilizzo al posto del JPEG per quando le rare volte utilizzo i JPEG di questo smartphone, ovvero in realtà mai. Picture quality un po' pacchiana come opzione messa da parte di Xiaomi, ma ovviamente la lascio su super. Selfie setting, l'unica cosa che vi segnalo è il mirror della camera principale, in modo che i selfie siano esattamente come li vedete e non vengano specchiati una volta effettuato lo scatto. Additional Shutter è un'opzione carina che ho trovato in questo e forse anche nel 13 Pro, non mi ricordo, e sostanzialmente crea un tasto fluttuante che fa da shutter, possiamo posizionare un pochettino dove ci pare. Dopo ve lo mostro, secondo me è comodo, non dà quasi mai fastidio e quindi lo lascio attivo. Arrivando al Fast Shot, qui ci sono dei pro e dei contro. Sostanzialmente è un'opzione che ci consente, attraverso la doppia pressione del volume giù in questo caso, di entrare in modalità fotocamera e in più lui effettua subito uno scatto. Di base, in una roba tipo 0,2 secondi noi catturiamo un'immagine, lo smartphone è già pronto partendo da schermo spento, quindi tirandolo fuori dalla tasca io faccio questa doppia pressione e subito riesco magari a catturare un attimo che non voglio che mi sfugga. Questa roba è fantastica, se non fosse che è tutta una sua modalità che adesso vi mostro. Vedete che è un'interfaccia assolutamente particolare. Posso impostarla sulla 1x e lì rimane, che ha semplicemente un grosso problema, ovvero non ci permette di scattare in RAW, scatta solo in JPEG. Comodissima, sacrosanta per la street, ma nel momento in cui non mi fa scattare in RAW, io personalmente la disattivo. O meglio, non proprio la disattivo, la lascio su semplicemente Open Camera. Lui in questo modo, con la doppia pressione del tasto giù, aprirà la fotocamera sull'ultima modalità che abbiamo lasciato, che nel mio caso è perfetto perché è sempre la modalità
Pro con tutte le impostazioni che ho attivate. Quindi sarò comunque molto rapido nell'avere la fotocamera pronta, senza il problema di ritrovarmi uno scatto in JPEG e di ritrovarmi in una modalità da cui poi in realtà devo uscire per ripassare alla modalità Pro. Qui c'è una parte dedicata ai video, ripeto non lo utilizzo lato video, quindi non ho granché da suggerirvi. Rapidamente, se posso dirvi, io ad esempio la stabilizzazione aggiuntiva la disattivo, auto frame rate lo disattivo, tendo a girare in H265 perché ormai è diventato molto molto compatibile e consuma meno in termini di megabyte. Il Dolby Vision funziona molto bene su questo 13 Ultra, ma funziona solo sulla camera principale. Rischiamo di avere problemi di continuità nel momento in cui stiamo girando un video con tutte le lenti e tutti i sensori, quindi tolto occasioni particolari tendo a tenerlo disattivato. Andando avanti, il tasto volume ovviamente mi deve fare anche da tasto di scatto, quindi lo imposto come shutter. Scattare a schermo spento è utile per alcune casistiche particolari che personalmente non utilizzo, però è una funzione che all'occorrenza può essere utile. Quando stiamo lavorando in modalità particolari, tipo non so, un time lapse lunghissimo, è utile perché lui anche a schermo spento continuerà appunto a girare il nostro time lapse e risparmieremo un botto di batteria ovviamente. Sul mantenimento dei settaggi, come su iPhone, mantengo assolutamente tutto attivo, anche le robe che non utilizzo e non utilizzerò mai. Voglio sempre, per come lavoro io, ritrovarmi nell'ultima modalità che ho lasciato, perché probabilmente è quella che mi serve. Nel momento in cui cambio le cose, mi prendo un attimo di tempo, o probabilmente si tratta di un'altra giornata di lavoro, di un altro lavoro, e lo farò prima di uscire di casa tendenzialmente. Save location info può essere carino, anche utile in alcuni casi. Shutter sound personalmente è molto piacevole su questo modello, ma lo lascio disattivato per questioni di discrezione. Auto start, sì, la camera sarà subito attiva non appena accendiamo il telefono. Per chi ancora spegne i telefoni, io praticamente non li spengo mai, forse ogni tanto dovrei farlo. Pocket mode potrebbe essere utile tendenzialmente, lui riconosce il telefono messo in tasca, possiamo lasciare proprio aperta la camera in questo caso ed evitiamo che si premino bottoni. Però nel momento in cui abbiamo attivato la funzione del doppio volume giù, sostanzialmente quando il telefono è in tasca e vedo qualcosa e la voglio catturare rapidamente, già nell'atto di tirar fuori il telefono dalla tasca premo, effettuo la pressione ormai per abitudine in automatico del volume giù due volte, e il tempo di fare così ho già la fotocamera attiva, quindi in realtà questa è una cosa che non utilizzo. Venendo all'interfaccia, la cosa bella di questo Xiaomi, come vi dicevo, è che con uno swipe giù abbiamo tutta una serie di funzioni rapide che vediamo rapidamente in modalità automatica per poi passare alla modalità Pro. Flash sempre disattivo, non so quando ha senso utilizzare il flash dello smartphone, secondo me mai. Aspect ratio ovviamente su 3/4 o 4/3, insomma utilizzare sempre tutta la superficie del sensore, a meno che già non sappiate che state facendo un lavoro destinato ad una certa tipologia di formato. Però secondo me è proprio un peccato bruciarsi una porzione di sensore, ci possiamo arrivare dopo appunto a ritagliare l'immagine in post produzione senza troppi problemi. Leica Style per gli scatti in JPEG, che potrebbero aver senso su questo modello anche se lo utilizzo sempre in modalità Pro, perché tira fuori dei JPEG molto molto carini. Approfittate di questi profili Leica, non filtri, ma profili Leica. Io utilizzo personalmente sempre il Leica autentico, che dà un aspetto un po' più naturale, desaturato e decontrastato, molto molto piacevole. L'HDR, ho fatto un po' di test, personalmente lo tengo sempre disattivo. Diaframma, in modalità automatico lo lascerei su auto, se avete necessità particolari è un conto. Ho fatto un video sull'utilizzo del diaframma, sul perché ha senso il diaframma anche su smartphone, andatevelo a recuperare, ve lo linko da qualche parte. Comunque nel caso in cui io dovessi mai utilizzare la modalità automatica, personalmente lo lascerei su auto. Intelligenza artificiale sempre disattiva, scatto dinamico, che è un po' la modalità live di questo Xiaomi, lo lascio sempre disattivato. Macro, il male assoluto,
sempre su off. Non esiste motivo per utilizzare il pessimo macro di quasi tutti gli smartphone, soltanto lo Xiaomi 13 Pro ha un'ottima camera macro perché utilizza il teleobiettivo con lenti flottanti. Quasi tutti vanno semplicemente a switchare sulla ultra wide, che è la camera tendenzialmente con la qualità più scarsa, croppare l'immagine e chiamare tutto ciò modalità macro, abbastanza tremendo, quindi non lo utilizzerei mai. Timer all'occorrenza, shutter abbiamo detto lo tengo disattivato, motion tracking focus è una cosa che Xiaomi sponsorizza molto da molti modelli a questa parte, non funziona male, lo tengo disattivato comunque perché tendo proprio a non utilizzare gli automatismi, questo specialmente su questo modello, non è pensato per questo. Sfocature artificiali che ve lo dico a fare, disattivate, timed burst se serve ovviamente, una funzione molto utile, molto comoda all'occorrenza, insomma c'è. Watermark ovviamente disattivato, abbiamo visto sostanzialmente tutto, passiamo alla modalità pro per concludere. Cosa succede qui? Nel momento in cui facciamo swipe down abbiamo sempre accesso a dei tasti rapidi ma leggermente diversi. Quelli che abbiamo visto non vado a rifarveli vedere, partiamo quindi dal RAW e Ultra RAW. Ve ne ho parlato parecchio in tantissimi video, personalmente utilizzo sempre la modalità RAW e all'occorrenza l'Ultra RAW, che dovete intenderlo un po' come un HDR, soltanto quando mi serve in casi specifici. Vi spiego perché. Con il RAW intanto avete controllo completo dei parametri, mentre in Ultra RAW possiamo solo andare a lavorare sulla compensazione dell'esposizione e sul diaframma in quanto appunto meccanico. In RAW inoltre lo scatto secondo me nel complesso è più affidabile, perché in Ultra RAW, lavorando in HDR, lavorando su un multiscatto che poi lui va a sommare, rarissimamente, ma succede, fa dei casini. Mi è capitato, guardate, io ce l'ho da 3 mesi ormai, mi è capitato 3 volte, veramente ci ho scattato tantissimo. Però magari capita sullo scatto della vita e un pochettino vi potrebbero girare. Quindi crea ogni tanto degli artefatti, mi è capitato che si sdoppiasse una persona. Mi è capitato che impazzisse con l'HDR su dei controluce particolarmente forti, ripeto, molto raramente, ma secondo me meglio scattare in RAW. Tira fuori dei RAW spettacolari, ci sono tutti i video sul canale, andateveli a vedere, scattate in RAW. I 50 megapixel li tengo personalmente disattivi, faccio un po' lo stesso discorso fatto su iPhone, soltanto in casistiche particolari, dove c'è una buona luce, dove ho il controllo magari della luce, dove sono su ritratti o su campi medi, dove mi può servire un po' di crop, allora lo utilizzo. Per gli scatti, il 99% degli scatti lo tengo disattivato, scatto meno impastato, soprattutto sui campi lunghi, scatto sensore che riesce a catturare un po' più di luce perché i pixel sono più grandi, quindi andiamo a favorire l'otturatore, la velocità dell'otturatore, quindi il congelamento dello scatto. Insomma, per il mio utilizzo non mi servono quasi mai i 50 megapixel. Tutti gli aiuti legati a focus peaking, esposizione, onestamente utili, bello, magari in situazioni da studio, in situazioni un po' delicate, possono essere carini, ma tendo a non utilizzarli praticamente mai. Anche l'istogramma in fase di scatto tendo a non guardarlo più di tanto, quindi lo tengo disattivo, un'interfaccia più libera. Venendo alla parte bassa, semplicemente io lavoro così la maggior parte delle volte. Siccome rispetto ad iPhone qui abbiamo il grosso vantaggio di, almeno secondo me il grosso vantaggio, di scattare in RAW, ma di avere anche una copia in JPEG, una cosa che fanno tutti gli Android, spesso mi seleziono uno stile approfittando dei filtri Leica, che sono secondo me molto molto belli. Non utilizzo mai filtri preimpostati sugli smartphone. In questo caso devo dire che il Leica naturale e il Leica bianco e nero naturale sono veramente ben studiati, molto gradevoli, e può far comodo avere un JPEG già lavorato in maniera interessante e utilizzare un filtro che ci dà quindi una certa continuità per lavori magari impegnativi dove mi porto lui, ma dove allo stesso tempo voglio essere rapido per tutta una serie di motivi, e porto a casa il mio file RAW, ma mi porto a casa anche un JPEG,
perché no, ben lavorate con uno stile ben preciso. Io di questi, fossi in voi, approfitterei praticamente sempre. Venendo alla gestione dei parametri, io tendo a lasciare tutto in automatico tranne l'otturatore nel caso della street, dove vado a preservare, diciamo, il congelamento se è quello che voglio, o magari un effetto mosso se è quello che sto ricercando in casi specifici. Comunque è una cosa di cui voglio avere il controllo, l'otturatore. Mi faccio sempre i miei test in base alle condizioni di luce, in base al contesto che sto fotografando. Il diaframma ovviamente lo controllo io, enorme valore aggiunto per profondità di campo, per tutta una serie di motivi che spiego nel video che vi linko in descrizione. Quelli che tendo a lasciare in automatico sono gli ISO. In questo modo ho un buon controllo sulla mia immagine, mi affido comunque a lui per l'esposizione in generale, non sto lì ad ogni scatto a capire, a impazzire. Secondo me fa una lettura molto intelligente questo Xiaomi dello scenario. A tal proposito, l'esposizione appunto io la lascio su centrale, ovviamente, e detto ciò appunto lavoro al massimo sulla compensazione, se ne ho modo, ne ho tempo, sempre nell'ottica di preservare le alte luci, anche se qui ragazzi su questo modello abbiamo una gamma dinamica pazzesca, un recupero sulle alte che è una roba assurda. Ho proprio tirato fuori dettagli da zone che sembravano totalmente perse, quindi tendo sempre a lavorare in realtà sullo zero, far fare tutto a lui, e mi affido a questa forza bruta con qualche piccolo appunto ritocco che avete visto, ma tendenzialmente ecco, lui ha un hardware così performante che per l'appunto è affidabile secondo me quanto un iPhone, seppur in situazioni in maniera diversa. Lì è il software che la fa da padrona, c'è anche una gran qualità comunque dietro in termini hardware. Qui abbiamo proprio un hardware così tosto che toccate quelle due o tre cose possiamo proprio lavorarci come se fosse davvero una camera. Chiaramente in base alla tipologia di lavoro che bisogna affrontare tutto può cambiare. Questo era un pochettino il mio modo di impostare lo smartphone, basato ovviamente sulla maggior parte degli utilizzi che ne faccio, che ormai sapete e di cui vi accennavo a inizio video. Se questo video vi è stato utile, come sempre io vi ricordo di mettere like alla pagina, commentate se c'è qualche dubbio, qualche perplessità, qualcosa che non vi torno, qualcosa in più che volete sapere. Non farò una serialità di questa tipologia di video semplicemente perché questi sono gli smartphone che utilizzo realmente. Farlo su altri modelli sarebbe un po' prendervi in giro, perché non sono modelli che utilizzo in maniera così profonda e così a lungo. Vi ricordo che uscirà anche un video dedicato a come imposto il mio smartphone, in questo caso iPhone, per girare video in maniera un po' più impegnativa rispetto al semplice utilizzo dell'app stock, quindi con tutto il supporto software, app di terze parti, eccetera, e hardware, cage, cavalletto, gimbal, un pochettino tutto il mio approccio in situazioni un po' più impegnative. E direi che è tutto, e noi ci vediamo come sempre alla prossima.